Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi location diversa, come vedete non sono la mia solita location, ma per gli stadi oggi li farò di qua. E niente, oggi parliamo di una delle squadre tedesche più vincenti della storia, parliamo del Borussia di Dortmund. Borussia di Dortmund inizia a giocare le sue partite come stadio di casa al Weisse Wiese, si sta dal 24 al 37, è già un impianto sportivo interessante. Chiaramente è molto piccolo. Qui abbiamo una partita della Juve. Nel 1924 la Juve fece una tournée in Germania. Infatti, quando parleremo delle squadre tedesche, spesso menzionerò questa tournée. Giocò con tantissime squadre, giocò anche col Borussia Dortmund, vinse lì 3-0. Non conosciamo i marcatori, però. Dal 1937 fino al 1974 il Borussia Dortmund si trasferisce allo Stadium Rote Erde, uno stadio che c'è ancora tuttora, che loro usano come impianto per il settore giovanile, dove ha giocato diversi anni anche in Europa. L'altro giorno, per chi ha visto Italia 1, c'è stato uno servizio su una partita dell'Inter che pareggiava a Dortmund, ha pareggiato in quello stadio lì. Qui abbiamo trovato solo un amichevole che la Juventus ha giocato nel 68, sempre in questo stadio, e vinta dalla Juve 1-0 con la rete di Haller, quindi Juve, Borussia Juventus 1-0 rete di Haller. Nel 74 Borussia si rende conto che lo stadio Rote Erde era inadatto per il calcio che avanzava e decide di trasferirsi nel nuovo impianto costruito per il mondiale del 74. Infatti si trasferisce al Westfalen Stadium. Al Westfalen Stadium Borussia Dortmund ci rimane tantissimi anni. La prima partita della Juventus in questo stadio è anche la prima vittoria ufficiale della Juventus in questo stadio contro il Borussia. In generale non aveva mai vinto contro il Borussia, anche perché non è che avevamo modo di giocare tante partite ufficiali contro di loro, ed è una partita che tra l'altro valeva un bel po'. Finale di Coppa UEFA, la Juventus vince 3-1 l'andata, poi si ripeterà col 3-0 anche alla partita di ritorno. All'andata finisce 3-1 con la doppietta di Roberto Baggio e il gol di Dino Baggio, che quella Coppa UEFA lì fu particolarmente un mattatore, visto che segnò anche al ritorno. Il Westfalen Stadion era uno stadio sicuramente all'avanguardia negli anni 70, ma per i mondiali 2006 cominciava a non andare più bene. Allora la Federazione Tedesca, insieme al Comune di Dortmund, decidono di ristrutturarlo completamente, ampliare i posti, renderlo più moderno, e nel 2005 cambia nome diventando Signal Iduna Park, che è il nome che c'è ancora tuttora dello stadio del Borussia Dortmund. Qui la Juve ha giocato una partita sola ed è stato un trionfo vero e proprio, la Champions League di qualche anno fa, quella dove poi arrivammo a Berlino. La Juve batté il Borussia Dortmund 3-0 con la doppietta di Tevez e il gol di Morata. Grazie ragazzi, questo era l'ultimo stadio del Borussia Dortmund, quindi ovviamente se vi è piaciuto like e condividete il video. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con il prossimo video sugli stadi, ve lo anticipo subito, si parlerà di Fiorentina.